questa è larga. 15-30. E la palla colpisce la riga. E dunque annotiamo il primo ace dell'incontro. Niente di più. Non si ferma un attimo la Pitkowski, sempre mobile sulle gambe, in movimento. 15 pari. Sono tutte lunghe. 3 break point per la Dementieva. Alla prima occasione, riposo. Qui a Palermo, intanto la Pitkowski. Si salva in più di un'occasione, alla fine però vedete che mobilità di gambe che ha la Pitkowski e come arriva veloce su questa palla smorzata della Dementieva. Due righe. Siamo a 3. Non si può giocare con la Pitkowski, eh. E adesso si presenta a rete, ma viene passata dal rovescio incrociato della Dementieva. Grande grinta della Pitkowski, che 3-2 dunque per la Pitkowski. E adesso la Dementieva che sposta la Pitkowski. La palla della Dementieva colpisce la riga, poi la stessa Dementieva conclude con il dritto. Il dritto vincente dopo uno scambio intenso. Anche la Dementieva si gioca, si muove molto bene sul campo. La palla durante, facendo che la palla è buona, dunque 4 pari, rivediamo, e la palla colpisce la riga.
Il tentativo di passante di dritto, la volée sbagliata della Pitkowski, 0-30, attenzione. La Dementieva ha percepito il momento poco felice della sua avversaria. Sta sbagliando pochissimo. Ha letto la traiettoria, poi però non ha potuto nulla sulla seguente volée, 15-30. So che sta concedendo due palle break all'avversaria russa. 30-40, la palla tocca la riga. Bel primo piano. È lunga. Il punteggio volge a favore della giocatrice russa e dunque ha perso la concentrazione cercando la palla di qua, di là. Questo a suo parere. Poi campo, un'altra cosa. Brava davvero la Pitkowski a recuperare in più di un'occasione, brava soprattutto la Dementieva. Il campo è aperto e dunque set point Dementieva. Carica potenza e velocità di palla, la Dementieva conquista il primo set. Palla è buona, ha toccato la riga, la Dementieva va a cercare. La palla corta della Dementieva e adesso la Pitkowski si lamenta con chissà chi del pubblico. La quantità e il numero di... Si sposta per giocare il dritto, poi il rovescio in back e l'errore. Palla sulla riga. Alla fine l'errore seguito da un urlo incredibile. Buono, incrocio delle righe. Risposta vincente della Pitkowski. La Dementieva. E qui invece dobbiamo applaudire questo dritto vincente della Dementieva, la risposta che rappresenta il nostro paese. 2-1 Dementieva e rovescio vincente. Arriva l'ace, la Pitkowski. La palla è buona ancora una volta. Non sbaglia con il dritto, quando entra in campo riesce a prendere quel metro. Sono dolori per la Pitkowski. Rivediamo, gioca profondo e poi entra in campo e scarica tutta la sua potenza, tutta la sua velocità. Incredibile quanto scarica, riesca ad uncinare questa palla. Dicevamo, ancora una palla break per la Dementieva, possibilità di portarsi sul 4-1.
brutto errore della Pitkowski, brutto errore. 4 giochi a 1, 2 break di vantaggio per campo aperto. Oh, brutto errore della Dementieva, errore. Peccato davvero la Pitkowski. Il passante vincente, incrociato di rovescio, molto basso, 15-30. Pari, costretta a correre anche il debito di ossigeno in questo momento. E questa è ben giocata. Brava Pitkowski. Cerca le righe e le trova. Lungo linea vincente della Pitkowski. Brava Dementieva, che viene a rete a conquistarsi questo 15. Ancora. Scivola a terra, cercato di organizzare un colpo di recupero, ma siamo al match point dei Mentieri. ...40-30... ...6-4-5-2 dei Mentieri. E sbaglia Sara Pitkowski dunque. Elena Dementieva, 106 del mondo, batte la testa di serie numero 1 del torneo. Guardate la differenza di statura tra le due giocatrici e si qualifica per le semifinali, dove affronterà la Mishkina